Mi candido sindaco di Taranto col movimento Taranto Senza Ilva, trasversalmente ai partiti, perché l'alternativa alla grande industria che uccide c'è. Questa alternativa si chiama valorizzazione delle risorse naturali, sfruttamento delle risorse culturali, dei beni culturali esistenti sul territorio. L'uscente, la decaduta amministrazione Melucci ha ritenuto opportuno bruciare 3 milioni e mezzo di euro di soldi nostri pubblici per un 6GP che ha avuto, a mio avviso, una ricaduta molto ma molto marginale, ma a mio avviso come visione, ma anche considerando che poi non è che ci siano stati chissà quanti turisti venuti a Taranto, assolutamente no. Quindi una spesa enorme per un risultato molto ma molto risicato dal punto di vista economico. Invece questi soldi, anziché bruciarli in questo modo, si potrebbero destinare ad acquisire varie realtà che hanno un pregevole, un enorme patrimonio, un enorme valore storico. Mi riferisco, per esempio, siamo qui a Lama, alla Masseria Battaglia, è un'area, è chiaramente una masseria privata, peraltro in disuso, non appunto più attiva di fatto. Quasi, molto probabilmente i proprietari sarebbero disposti a venderla, a cederla. E allora quale cosa migliore per un ente civico, per un comune, rivolgersi, aprire una trattativa e fare di tutto per acquisirla? In questo modo si fa turismo, si fa marketing del territorio, si arricchiscono le attività commerciali, perché quando vai a visitare la masseria automaticamente vai al B&B, vai al ristorante, vai all'albergo, vai alla caffetteria. E questo si crea un sistema virtuoso legato al turismo, alla storia e alla cultura. E proprio per questo ho al mio fianco la professoressa Giovanna Bonivento, archeologa, guida turistica e presidente della vecchia Proloco di Lama. Ecco, professoressa Bonivento, come dire, una porzione di storia da acquisire assolutamente, per fare cultura con la C maiuscola. Sì, in effetti. Ecco, mi diceva prima che ha un valore storico enorme, risale al XVII secolo. Sì, risale al XVII secolo, ma il toponimo, cioè il nome della località, che è Contrada La Battaglia, Masseria La Battaglia, evoca una antica battaglia, una battaglia storica che potremmo ancora definire leggendaria, perché le fonti non sono proprio ben accreditabili. Ecco, il valore proprio storico del patrimonio artistico, culturale, ivi contenuti. Noi ovviamente ci limiteremo a fare delle immagini dall'esterno, ma dentro c'è veramente un ben di Dio favoloso. Sì, intanto la storia è la memoria di un territorio, e senza memoria del passato non si può né pensare al presente né ipotizzare un futuro. Invece vedere queste masserie, e non è solo qui ma anche in altre zone della campagna a levante di Taranto, l'antica Cora, cioè il territorio dell'antica colonia spartana di Taras, abbandonate, degradate, fa veramente male al cuore. Ecco perché dicevo, un ente civico, un comune, acquisisce al proprio patrimonio questi beni, fa una proposta e cerca di davvero di valorizzare, di far sì che diventi un bene comune, un bene per la collettività. Ma anche perché gli eredi, quando sono tanti, non hanno molto interesse a tenersi le proprietà. Preferiscono magari monetizzare e liberarsi In linea di massima, sì. Comunque la masseria La Battaglia evoca sicuramente una battaglia storica. A scoprire quale è ancora un po' complicato, però solitamente viene rievocata la battaglia fatta, combattuta tra i turchi di Sinan Bassa Cicala e di Tarantini, guidati da Don Carlo d'Avalos. Professoressa, ma proprio
la qualità del patrimonio artistico, cosa c'è all'interno, cosa è di particolare rilievo? Innanzitutto l'architettura è particolarissima, perché si tratta di una masseria tipo fortificazione, ci sono anche c'è il muro di contenimento, ci sono le garitte, quindi una masseria fortificata di grandissimo pregio. Io l'ho visitata a suo tempo, di grandissimo pregio è la cappella della masseria, una cappella diciamo che ha rappresentato la prima chiesa di Lama e che fa un tutt'uno con la struttura padronale. Bene, peccato davvero, fa rabbia vedere questa struttura che purtroppo è chiusa, quando immaginate un po' aprendola come si aprirebbero gli orizzonti di Taranto, quando noi parliamo di alternativa all'acciaio. E allora il mio progetto, il mio programma da candidato sindaco, quello di acquisire queste, le definisco proprio, amo definirle così, porzioni di storia. Io sono nella vita un grande appassionato di antiquariato, e questo amore che ho per la storia, perché la storia rappresenta la vita di un popolo, il cammino di un popolo, questo amore voglio trasferirlo nella città, facendo sì che questa città possa davvero riscoprire la sua storia e attraverso la sua storia affrancarsi da un acciaio che finora ha provocato soltanto morti, malattie e miseria, miseria proprio dal punto di vista finanziario. C'è una cultura nel programma, l'acquisizione della masseria La Battaglia.